L'idea del progetto arriva proprio da una ricerca sulle origini del vetro di Murano riproposto in chiave contemporanea, partendo da tutta una serie di caratteristiche che appartengono sia alle mie origini come designer veneziano e muranese in particolare, che alle origini dell'azienda Foscarini. La cosa che mi interessava molto dello stampaggio rotazionale del policarbonato è che nell'ambito illuminazione non era mai stato utilizzato. Ti dà questa percezione molto simile al vetro. Ha chiaramente tutta una serie di problematiche, ma per me erano fondamentali e le ho prese non come difetti, bensì come un valore aggiunto. Nello stampaggio del policarbonato alcune particelle d'aria rimangono all'interno della massa plastica e si creano delle piccole bollicine che si vanno a depositare normalmente alle estremità dello stampo. Nel caso di Plus, questa serie di bollicine diventano un valore aggiunto, una decorazione nella decorazione, che da lampada a lampada sono sempre leggermente diverse. L'idea è stata proprio quella di concentrarci su una forma pulitissima, proprio su un globo che veniva leggermente schiacciato. Abbiamo pensato all'estetica delle perle, delle conterie veneziane, diciamo, che assemblate assieme creavano queste grandi cascate, cambiandogli completamente scala. Quindi sono arrivato proprio a concepire un volume molto più grande, sempre mantenendo queste due caratteristiche, del colore appunto ereditato dal mondo muranese e della molatura, sempre ereditato dal mondo del vetro. Io ho cercato di bilanciare quello che era l'estetica proprio della forma con quello che era la frequenza di queste molature. È stata fatta tutta una simulazione al 3D del ritmo delle molature, quindi ho fatto tutta una ricerca su quali erano i colori tradizionali legati proprio alla produzione muranese. E abbiamo scoperto che il policarbonato reagisce esattamente come queste finestre dei palazzi veneziani, e quindi il colore, quando la lampada è spenta, si percepisce molto bene. Nel momento in cui invece viene accesa, si ha una percezione proprio del colore molto tenue, sia in una composizione a collana, sia in composizioni a grappolo. Il colore stesso, sovrapponendosi con altri colori, crea tutta una serie di giochi di riflessi tipici del vetro di Murano. Nel momento in cui invece viene accesa e la lampada dà sprigiona la sua caratteristica di riflessione e emozione, ma anche di funzionalità per una luce diretta. E alla fine il nome della lampada stessa, che sarebbe glass da una parte, quindi vetro, plastic dall'altra parte, plastica, è diventato plus per riassumere, diciamo, proprio il concetto di questa fusione tra due materiali e processi completamente diversi.